Salve a tutti e bentornati sull'Italian Maker. Qua in studio per annunciarvi il video di oggi, dove faremo un confronto tra la Canon R6 che abbiamo già recensito, se vi siete persi il video lo trovate qua sotto in descrizione, e la Fujifilm X-H2, che anche questa abbiamo già fatto un video unboxing. Dobbiamo ancora fare un video un po' più recensione approfondita, vogliamo studiarla un po' meglio. Seguiteci se vi interessa questo video e attivate la campanellina. Quindi, confronto tra la R6 e la H2. Non parliamo di moto, non è una Kawasaki Ninja H2 o una Yamaha R6, sono macchine fotografiche e andiamo all'esterno a scattare un po' con queste due macchine, cercando quanto più possibile di impostare la focale alla stessi millimetri e i settaggi uguali. Una è full frame, l'altra è APS-C, quindi non riusciamo ad avere l'esatto angolo di campo, ma quanto più possibile cerchiamo di avere un confronto simile. Confronto vuole essere: vale la pena prendere full frame? Può bastare APS-C? Alla fine queste due macchine hanno un prezzo di listino molto simile e anche un peso molto simile. La APS-C si difende con delle lenti più leggere e più economiche rispetto a full frame, ma andiamo a analizzare le reali differenze. Andiamo quindi ad analizzare questi primi scatti della Fujifilm, scattate con il 16-55 f2.8, una lente da circa 1.200 euro, e la R6 con sul 24-105, la versione f4.7.1, lente da circa 350 euro. Quindi cercheremo di analizzare il file in sé e non magari l'incisione e la vignettatura, perché sono lenti di fasce diverse, quindi chiaramente hanno rese diverse. In questo test abbiamo voluto un po' valutare come la macchina interpreta la scena. Entrambe le macchine sono state messe in modalità P, programmer, con l'esposimetro a 0 EV e tutto il resto è stato settato appunto in automatico, facendo decidere la macchina. Canon ha utilizzato un ISO 100 f5.6 un centesimo, mentre Fujifilm 125 ISO f5 un centosessantesimo, quindi parametri più o meno simili. Il bilanciamento del bianco mi sembra simile, con Canon che tende leggermente più al caldo, ma come possiamo vedere Fuji ha una tendenza a avere un'immagine un po' più cupa, un po' più scurina, dove però abbiamo più dettaglio del colore del cielo, danno invece un po' più di ombre scure qua in basso. Invece Canon tende a avere un'immagine un po' più esposta, più brillante, dove però il cielo si è un po' andato a bruciare. Infatti qua mi tocca abbassare le luci, vediamo se tiro giù anche tutte, cioè proprio meno 100, qua tutto il cielo non fa aloni, tiene una buona gamma dinamica, e viceversa su Fuji invece devo andare a aprire le ombre un più 25, ecco, così vediamo che abbiamo un file più simile in termini di resa. Fujifilm ha 40 megapixel, lo vediamo da qui in basso la risoluzione, con un file da 40 megabyte, e invece Canon da 20 megapixel, quindi più o meno 20 megabyte. Infatti, se andiamo a fare un crop del 200% con le due immagini, vedrete che Fujifilm è più zoomata rispetto a Canon per via appunto dei pixel maggiori. Una cosa interessante, Canon con meno megapixel qua ha fatto un po' di moiré aloni sulla griglia, invece Fuji no, è stata molto più precisa. Andiamo un po' a vedere invece le ombre, qui come vediamo io già le ho aperte di 25, è molto scuro, si intravede sotto il pattern del mattone, invece in Canon pure è molto scuro, però le ombre sono a zero. Proviamo a fare un test estremo, andiamo ad aprire di più 100, sia su uno che sull'altro. Come vediamo, Canon è riuscito a tirar fuori meglio, più dettagli da qua in basso, già partiva più chiara. Però anche in termini di pulizia del file, qua mi sembra un po' più granosa, più impastato, invece qua tiene leggermente meglio il dettaglio. Quindi qua diciamo che il full frame su queste situazioni un po' si fa vedere. Però molto molto buono la resa per avere così tanti megapixel relativo al moiré qua, che adesso vabbè, prendo le ombre al massimo, anche qua ha fatto qualche leggera macchia, ma tenendole già così è molto pulito rispetto a Canon, che ha un po' più di viraggio colore qua. Per
questo secondo scatto un dettaglio del muro per vedere un po' sempre la resa dei colori, sempre in modalità P. In questo caso Fujifilm è stato un pochino più brillante, Canon è stato un po' più scura. Col colore del mattone però secondo me ha preservato meglio, su Fuji è diventato un po' troppo violaceo per il mio gusto personale, poi magari c'è chi piace, ci mancherebbe. L'incisione, qua vediamo il dettaglio, comunque 40 megapixel, però è interessante vedere che sulla Canon con la metà dei megapixel e una lente molto più economica, comunque il dettaglio rimane veramente buono, anzi a mio avviso forse qualcosina più inciso. Non so se è merito del sensore o su questa lente, nonostante costi così poco, hanno fatto meraviglie, ma il file è molto buono. Ai bordi invece qua si vede decisamente che, guardate, il calo di nitidezza dal centro ai bordi, cosa che invece sul Fujifilm si nota molto meno. Cioè sempre un pochino, ma molto meno. In questo scatto, che visto così può voler dire nulla, abbiamo voluto testare la stabilizzazione del sensore. Se infatti andate a vedere qua in alto, stiamo lavorando a un quarto di secondo su entrambe le macchine e facendo lavorare lo stabilizzatore. Ricordiamo che Canon utilizza sia la stabilizzazione sulla lente sia sul sensore, invece Fujifilm solamente sul sensore. Andando a ingrandire l'immagine si può notare che la sbavatura data dal movimento a mano libera a un quarto di secondo è praticamente impercettibile, non è incisissimo ma è molto buona. Su Fujifilm invece mi sembra leggermente più mosso, quindi questo vuol dire che la stabilizzazione di Canon in questo caso è stata più efficace di quella di Fujifilm. Ed eccoci sul mega confrontone degli ISO. Con entrambe le macchine abbiamo scattato a gradini da 3200 ISO, 6400, 12800, 25600, 51200. Per Fujifilm, che si ferma questo, invece Canon abbiamo anche un 102400. Partiamo analizzando quello a 3200 ISO, andando a vedere nella parte qua un po' più chiara dove si nota di più. Questa è con la Fujifilm, invece questa qui è con la Canon. Si nota una grana più piccolina su Canon, su Fuji è già un po' più presente. Passando a 6400 ISO, ricordiamo sempre che questo è il RAW puro senza nessuna riduzione del rumore. Su 6400 ISO di Canon versus Fuji, e sì, già si vede comunque un po' di differenza, vediamo anche qua nelle zone un po' più in ombra. Il maggior rumore dato dal sensore più piccolo si vede. Entrambe le macchine chiaramente sono state messe tutto in automatico con soltanto gli ISO manuali in modo tale da adattarsi alla luminosità. Su 12800 ISO Canon con l'esposimetro automatico ha deciso di sparare molto di più la luce rispetto anche agli scatti precedenti e rispetto a Fujifilm, quindi abbiamo sempre questa tendenza a sovraesporre, che sullo scatto di Fujifilm invece rimane molto più cupa. Però pure qua andando a zoomare mi sembra sempre che la tenuta del rumore sia migliore su Canon. 25600, sempre più brillante Canon, il rumore c'è, si vede, su Fuji è più presente. Se passiamo al 51000 ISO, beh, il file di Fuji è completamente inutilizzabile, molto molto rumoroso. Il file di Canon, sì, la grana è più fine, non so se riuscite ad apprezzare la differenza. Qua è come se ci fosse più sabbia, più spessa, e qua anche ha un po' alterato i colori. Invece su Canon i colori sono un po' più naturali e meno alterati e la grana è più fine, un file leggermente più utilizzabile. Qua ha tenuto comunque dettaglio, cosa che invece Fujifilm qua ha impastato e ha perso molto di più. Canon inoltre può puntare anche sul 102400, che vabbè, qua il rumore è terribile, ma comunque in casi estremi ce l'ha. Poi ricordiamo che si può sempre adattare una riduzione del rumore, una mascheratura del rumore ISO. Inoltre su camera RAW nuovo è presente la riduzione del disturbo con l'intelligenza artificiale, quindi anche su un file Fuji da 51000 ISO, prima e dopo, guardate tutto il rumore colore variato, che con questa riduzione c'è ancora rumore ma va a salvare i colori. Ci mette 55 secondi a farlo. Sul 51000 ISO di Canon, vediamo, avendo meno megapixel dovrebbe essere più veloce a gestire tutto, esatto. Pure qua vediamo che tutti i pixel con i colori bruciati, diciamo, vengono salvati. L'immagine risulta più pulita di quella che veniva col miglioramento su Fuji e il tempo è minore, chiaramente avendo un RAW molto più compatto.
eccoci qua con un altro scatto. Qua volevamo un po' vedere sui contrasti e colori. Quindi, vedete l'immagine proprio tagliata a metà, da una parte al sole e una parte in ombra. In questo caso l'esposimetro di entrambe le macchine direi che si è comportato in modo molto più simile rispetto ai primi scatti. L'esposizione è quasi identica, con soltanto una leggera tendenza al più giallino, più caldo su Canon. Qui è interessante anche il dettaglio delle foglie, andiamo a vederlo pure qua a 200x, sia su Canon che su Fuji. E devo dire, questo doppio dei megapixel di Fuji, poi in termini pratici, a vedere il file, non si rispecchia, cioè tutti quei megapixel in più, quel doppio del peso in più, alla fine a vedere il file io non vedo questa enorme differenza. Quello che mi interessava vedere però era vedere come gestiscono il contrasto i due sensori andandolo a pompare al massimo, se c'è una differenza, no. Poi in realtà sulla lavorazione del file, apertura, ombre, luci, questa differenza tra APS-C e full frame è meno evidente. Andiamo giusto soltanto a vedere la zona qua in ombra, se c'è del rumore ad aver contrastato così tanto. Vuol dire di no, mi sembra abbastanza simile. Però vedete come, nonostante appunto il doppio di megapixel, non c'è questa incisione superiore sulla Canon. Anzi, a vederla così, questa qui è Fujifilm, questa qui è Canon, sembra quasi più incisa la Canon. Dal punto di vista della lavorabilità del file, le differenze sono veramente ridotte. Dal punto di vista dell'incisione, pure, nonostante il doppio di megapixel. Io la vedo così, ditemi la vostra. Passiamo ad analizzare un ritratto. Purtroppo Gianluca si è leggermente spostato tra uno scatto e l'altro, avvicinandosi al muro, quindi lo stacco è leggermente diverso. Era interessante vedere la differenza di stacco tra un sensore full frame e uno APS-C, però sempre lasciando in automatico, qua Fujifilm ha deciso di lavorare a f2.8, quindi dando tanto stacco. In questo scatto Gianluca si è avvicinato al muro, quindi già lo stacco era ridotto, e in più la lente ha lavorato a f7.1, quindi comunque lo stacco, per quanto il sensore più grosso del full frame dia più stacco, è un po' ridotto. Mi interessa vedere l'incarnato, ricordiamo questo sempre è il RAW appena aperto senza nessuna lavorazione. E vediamo come Fujifilm abbia dei rosa un po' più tendenti al violaceo, un po' colori un po' più sparatini. Canon sia un po' più neutro come colore in questo caso. E anche in termini di incisione, qui l'obiettivo ha lavorato a tutta apertura, risulta un pochino morbido qua sulle ciglia e sopracciglia. Invece Canon, lavorando comunque a diaframma 7.1, è tutta bella, bella incisa. Come incarnato sono sensibilmente diversi, non c'è un meglio o un peggio secondo me qua, c'è un gusto personale. Abituato da anni a lavorare con Canon, preferisco la pasta di Canon, ma anche Fuji ha sicuramente un buon file, forse leggermente troppo esposto qua rispetto a questa che è più uniforme. Però i colori sono molto diversi, e voi quali preferite? Ditemelo sotto nei commenti. Questo scatto qua invece voglio fare una sfida con voi, non vi dirò quale è Fujifilm e quale è Canon, ma semplicemente ve la farò scegliere. Adesso vi metto a fine di questa clip scatto A, scatto B e scrivetemi nei commenti, vediamo chi indovina. Analizziamo una raffica fatta al massimo della velocità possibile su Fujifilm contro la Canon. L'autofocus si è comportato egregiamente su entrambe, ma si nota la maggior velocità negli scatti sulla Canon, complice il fatto di avere la metà dei megapixel da gestire, quindi riesce ad andare più veloce. Eccoci di nuovo in studio, vi abbiamo fatto vedere la differenza appunto tra le due foto confrontate, tra Canon R6 e Fujifilm X-H2. Noi vi abbiamo dato il nostro punto di vista, ma voi sentitevi liberi di commentare e dirvi quale dei due file preferite e se comprereste Canon o Fuji, se vi piacciono di più i colori di Canon o di Fuji, o se ne avete una delle due, vi trovate bene o avete qualcosa di diverso e grazie a questo video volete passare a uno di questi modelli. Fatecelo sapere nei commenti. Vogliamo inoltre ricordarvi che nella descrizione del video, oltre un po' quello che è stato fatto, ci sono dei link dove c'è tutta la lista dell'attrezzatura che noi utilizziamo quotidianamente o che abbiamo utilizzato in questa ripresa, con un link che vi porta a Amazon. Questo qui è un link di affiliazione, quindi vuol dire che se voi comprate una delle attrezzature che noi stiamo mostrandovi, su questo link a noi viene una piccola percentuale del vostro acquisto e questo ci permette di poter continuare a portarvi contenuti come questo. È un piccolo gesto per voi, alla fine a voi costa uguale comprarlo su Amazon andandoci da soli o passare tramite il nostro link, ma noi abbiamo una piccolissima percentuale che ci aiuta a produrre questi contenuti. Grazie per aver visto questo video, un saluto da The Italian Maker.